E anche questa serie finisce qui. Perché guarda, con la tecnica in passo dobbiamo partire da un mandarino, da roba del genere. E lavorare fino a che non viene bene il mandarino, poi passiamo alla pera, poi passiamo a oggetti sempre più complessi. Dobbiamo ricostruirla quella tecnica, perché quella è molto legata al controllo dell'impasto. Certo. No, ma volevo far notare un'ultima cosa, ed era che noi avevamo anche sperimentato in questi disegni, in questa pittura, quel passaggio netto tra il massimo dello scuro e il massimo del chiaro. Dopodiché avevamo, ti ricordi quando il viso l'avevamo diviso, subito avevamo individuato le parti in ombra e le parti in luce. Certo, è che era questo, il processo è questo, Quello, sì. no? Cioè, Dopodiché lì è tutta una serie di studi di messe a punto, che è esattamente quello che abbiamo fatto qua. Certo, di cercare i mezzi toni, cioè i toni intermedi, io giusto? non sopporto sti Vabbè, ma dai, lasciali perdere. Siamo capiti. perché mi dà fastidio. Vabbè, comunque. Ok. Ok? Ci siamo, ci siamo. Stai appoggiando, è quello che... Basta. Ci siamo? No, non essere, non volerci arrivare subito. Hai Siamo ragione, hai ragione, hai ragione. Io sbaglio sempre, è vero. Lo dici tu stesso. Lo dico agli altri e poi io faccio. È il classico razzolatore malvagio, vedi? Razzolo Spogliatoio. male. L'altra cosa, allora, questa cosa che sto facendo è perché mano a mano che guardo, vedo quali sono le discrepanze, no? E in base a quello poi vado alla... Ecco, io per esempio qui comincerei a fare un po' di fondino perché il fondino mi farebbe... mi dà... Che c'è, no? Sì, E sì, sì. questo Ma fondino mi dà la... Guarda come viene fuori il volume, è una stupidaggine, sì, certo. no? È una cretinata, eppure guarda. Adesso non so se la telecamera te lo fa vedere. Se poi lì ci passi una fusaggine scura con un netto contrasto di scuro, Eh certo. ancora maggiormente, no? In fondo scuro ti risalta maggiormente. Ok. Primo piano, ok. Direi che comunque come lezione ci possiamo stare, dai. Ci siamo. Adesso si tratta di lavorare, accidenti, Marco. Adesso si Io tratta di lavorare, sì. E in questo periodo ho avuto problemi con la schiena, mannaggia, adesso quello mi dovrò. dispiace. Dovrò fare qualcosa, speriamo, con questa terapia all'ozono, perché io ho scolernia, capito? La fregatura questa. È bastata. C'ho delle le ultime vertebre che sono degenerate. Aia. Purtroppo mi sono messo dentro. Questo mi limita un po' perché ho detto, cazzo, io voglio lavorare. Però devo alternare, non posso stare sempre seduto, Certo. Beh, ma questi sono lavori che puoi fare anche in piedi, no? Sì, Bellino, bellino, dai. Ok? Anche se è venuto un po' una schifezza, e comunque c'ha dei concetti che mi sembrano utili. Oggi ci fermiamo qui. Ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti. Quindi iscriviti al canale, clicca qui sotto, vienimi a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao!